Salve ragazzi, bentornati sul canale, bentornati a vostro ufficio. Siamo tornati qui nuovamente su Paper Mario Origami King. Eccoci al secondo episodio. Ci siamo lasciati l'altra volta con la scoperta di Re Holly e adesso siamo finiti qui, in questo posto. Prima eravamo su un albero e adesso siamo scesi e vediamo qua degli artimagni. Io direi subito di iniziare, ovviamente prima ancora di startare a vedere questi artimagni, pollice in su, commentino, condivisione se vi va, iscrizione se ancora non siete iscritti. Quindi andiamo a vedere questi artimagni. Ah, ok, non puoi usare gli artimagni se non c'è Olivia. Perfettissimo. Allora. Bene. Quindi da qua non ci posso andare. Vado. Ah, dobbiamo andare da qua. Bene. Attento. A meno che tu non sappia volare come me, dovresti fare attenzione a dove metti i piedi, Mario. Vedi quella grossa buca nel pavimento? Si chiama strappo strambo e se ci cadi dentro mi sa che farà male. Se solo potessimo ripararlo in qualche modo. Oh, ideona. Ecco, tieni. Sacchetto vuoto. Interesting. Hai notato quei pezzi di carta colorati che sono caduti dall'albero quando si è precipitato? Sono dei coriandoli. È difficile da spiegare, ma qui tutto è fatto di carta e ogni coriandolo è un piccolo pezzetto di questo mondo. Perciò se ne raccogli tanti e poi li spargi su quello strappo, dovresti riuscire a chiuderlo. Perfetto, abbiamo qua il sacco. Vedi l'icona del sacchetto che lampeggia con urgenza? Ti indica sempre quanti ne hai con te. Potresti provare a colpire con il tuo martello fiori, erba e alberi, così da farne sbucare fuori altri. E con questo penso di aver finito con le spiegazioni, almeno per ora. Bene, abbiamo capito che dobbiamo andare là. Però, se io vado direttamente dove già ho colpito in precedenza, credo che... Infatti. Sai, Mario, penso che tu abbia raccolto coriandoli a sufficienza. Prova ad avvicinarti allo strappo, ma piano piano. Ok, ma che sia sempre Olivia a parlare? Non l'ho capito benissimo, però... Va bene, andiamo nello strappo e vediamo che succede. Bene, ora quel che devi fare è avvicinarti a quel strappo dall'aria tremendamente pericolosa. Quando sei pronto, premi ZR per ricoprirlo di coriandoli. Swish, ZR, tac, ZR, tadam, ZR. Il commento sonoro è opzionale, ma è caldamente consigliato. Quindi, piano. Ok. Ah, un... Dobbiamo spargerli. Così. Come si suol dire, ad mutsum. Ha funzionato? Sembra di sì, vero? Beh, se ha funzionato stavolta dovrebbe funzionare sempre. Sono un inguaribile ottimista, lo so. Ok, prendiamoci queste cose. Eccola. Se non ce la facessimo, preferirei che questo non fosse l'ultimo ricordo che hai di me. Intesi? O meglio ancora, che ne diresti di liberarmi direttamente e non parlarne più? Andiamo. Dai, Ale. Vai. Fiu, va molto meglio ora, grazie mille. Vediamo un po', dove siamo? Non c'è nessuno a cui chiedere. Potrebbe essere un problema. Proviamo ad esplorare un po', dai. Ah, se ti servono dei consigli o ti va di parlare un po' per Mix, potrei tornarti utile. Vabbè, signori, direi proprio di andare dove siamo andati prima, che non potevamo fare nulla perché non avevamo Olivia. E come abbiamo iniziato il nostro video, lo andiamo a proseguire con le artimagni. Anche qui c'è una di quelle strane piastrelle. Allora, mio fratello sta già piegando questo mondo a suo volere. Pessima notizia. Ok. Ah, bella. Stai che te. Mi confondo sempre con i tasti. Ok, un fungo. Bene, un utile oggetto che ripristina un po' la salute di Mario. Mario, questo è un oggetto che ti tornerà utilissimo nel corso della tua avventura. Puoi controllare gli oggetti che possiedi aprendo il menu più con più e selezionando oggetti. Oppure mentre giochi premi Y e seleziona un oggetto per usarlo subito. Comodo, vero? Ok, interesting. Andiamo avanti.
Ok. Bene. Wow, potrei ammirare questa vista tutto il giorno. Guarda la cima di quel monte. Che... Ehi, che cosa c'è là? Quelle sono le mura esterne del castello di Peach, vero? Ho visto i nastri di mio fratello avvolgerlo, sollevarlo a mezz'aria e... Puff, scomparso. Un momento, eccolo là! Lo vedi? Là, in cima a quella montagna in lontananza, è ancora avvolto da tutti quei nastri. Mio fratello potrebbe essere ancora lì, insieme alla principessa Peach. Chissà cosa starà tramando. Ti fermerò, fratellone. Dopotutto è a questo che servono le sorelle. Oh, a proposito di fratelli. Ho visto un cappello verde cadere dritto nel buco dove prima c'era il castello. Mi spiace davvero tanto. Il cappello verde era parente del tuo cappello rosso, vero? Eh sì, eri Luigi. Ti capisco. E chissà come si sentirà tuo fratello. Sono desolata. Potrebbe valere la pena di tornare al punto in cui è caduto per capire meglio cosa può essere successo. E già che ci siamo dovremmo anche cercare tuo fratello. Di sicuro starà bene, però sono lo stesso un po' preoccupata. Vabbè, signori, a caccia di Luigi. Salviamo perché si deve salvare. Ok. Sparagiamo un po' di coriandoli. Praticamente serve, oltre al passaggio... Stavo dicendo, serve anche per prendere monete. C'è qualcuno. E chi è? Uno coi baffi. È fatto di carta non piegata o ripiegata. Non lo leggo. Anche i baffi sono di carta. Assomiglia al nonno? Signori, non arrivo a leggerlo. Anche perché non lo leggo, perché ragazzi in realtà io ho la telecamera davanti e mezza parte è ricoperta. Non passo dalle spine. Mi sembra logica la cosa. E stavo dicendo, in mezza parte del monitor è coperta dalla telecamera. Oh, mille. Chi sono questi che parlano? È strano in vista. Uno dei cartoni di carta. Potrebbe. Mi servono altri coriandoli. Sta solo passeggiando. Magari si è perso. Bassa voce. È il nome del bosco. Purtroppo la postazione è troppo piccola e non riesco... Così gli hanno fatto del male? Signori, ma chi sono? Ridono alle nostre spalle. Ok. Solo per soldi. Mentre ci siamo li prendiamo. Bel martello. Ma sono sugli alberi? Come faccio a salire a prendere quello? Ci sarà qualcosa che ci permetterà di salire, penso. Noi ovviamente prendiamoci tutto quello che è nostro. Ok, dobbiamo salire da qua. Dieci monete. Secondo te se la tira? Stiamo a vedere. Ok, foglie. Foglie. Ha trovato la fonte? Facciamogliela vedere. Stavolta ci divertiamo. Ok. Quella fonte... Stavo dicendo, quella fonte...
Mi sa che ripristina le cose. No, no, non mi interessa. Ok. Ah, ok. Tipo il gioco 10. No, va bene. Delle doppie carte, quelle uguali. Ok. E questo? Con questo. Fungo rinsecchito. Un fungo avvizzito, un po' d'acqua lo riporterà in forma. Vabbè, ok. Abbiamo bisogno della fonte, ovviamente. Vieni qua. Vieni. Wow. Ah, ok. Simple. Cosa ho preso? Castello di Peach. Wow, un tesoro! Guarda che carino! Dovresti provare a collezionare un po'... Sai Mario, anzi... Perché non provi a trovarli tutti? C'è la musica stordante, credo che... dia abbastanza fastidio. Attenzione, no, scappa! Ok. Perfetto. Din din din. Vai al museo Champignon di Borgo Torto. Vabbè, ok. Posso salire? No. Ma scusa. Ok. Va bene, qua dovrei comunque rilanciare il fungo. Struzzi. Non è lei? Ok. Certo che ne succedono di cose strane qui. Ok. Ops. Lo sapevo. Ok. E questo come dovrei poi... Così? Cos'è? Ah, beccata. Artimagni. Cosa abbiamo trovato? Cos'è? Seme rinsecchito. Vabbè, avrà, penso... la stessa funzionalità del fungo rinsecchito. Bene. Andiamo di qua perché... Ah, ok. Ritorno allo stesso punto. Sembra che anche a te che siamo finiti in un circolo vizioso. A volte quando le cose sembrano senza soluzione mi prendo una pausa per mettere in ordine i miei pensieri. Sì, mi piace sedermi su qualche superficie bella piatta, possibilmente ben illuminata, tipo quel ceppo. Vabbè, allora la soluzione è qui. Però voglio vedere una cosa prima. Ok. Ah, doveva andare così. Ehi, chi va là? Eccoli. Come osi sederti sulla testa di nonno Fusto? Non farmi inalberare. Già,
e il venerabile anziano del bosco. Mostra un po' di rispetto a ramoscelli più vecchi di te. Poco importa che quegli odiosi piccoli Todd l'abbiano ridotto in questo stato. Nel nostro bosco il legno grosso è ancora lui. Proprio così. Grazie a tutte per aver avuto l'accortezza di difendermi. Ehi, tu, virgulto. Torna dai tuoi amici di carta e di loro che è stato mi hanno ridotto. Ho a malapena la forza per parlare, ma quel tanto che mi basta per insegnarti un po' di buone maniere. Proprio così. Tiene 4. Da quando lo hanno tagliato, nonno Fusto è un po' abbattuto. Ecco perché ce l'ha con voi. Questi esseri di carta che tagliano alberi nel fiore degli anni, dei loro anni, è una vergogna. Ah, a proposito, Baffetto, tu non te ne andrai fino a quando nonno Fusto non ti avrà dato il permesso. Quindi mettiti pure comodo perché ci faremo compagnia per sempre. Per sempre? Sembra parecchio tempo. Signor Fusto, noi non siamo come quei cosi che ti hanno ridotto così. Guardami, io sono un origami. Hai detto origami? I miei poveri occhi non sono più quelli di una volta. Beh, allora suppongo che voi altri potreste anche essermi d'aiuto. Se troverete il modo di farmi recuperare tutta la mia energia, allora potrei anche lasciarvi andare. Apprezziamo molto la tua gentilezza, ma non sappiamo bene come farti recuperare la tua energia. Ma non importa, anche se siamo di fretta, faremo comunque del nostro meglio. Se volete aiutare nonno Fusto, allora vi lasceremo girovagare per il bosco. Prego ragazzi, adesso potete procedere e esplorare il monte. Ma non vi gingillate troppo, d'accordo? Dopotutto quello che dovete fare è recuperare il seme rinvigorente. Pare che sia l'unico modo per restituire a nonno Fusto la sua energia. Buona fortuna. Ok signori, perfetto. Eccoci qua nel bosco bisbiglio. Bene, dobbiamo trovare il seme. Ma in realtà, se avete visto bene, noi prima abbiamo già trovato un seme. E loro bisbigliano ovviamente. Ok. Sta andando verso la fonte. Sembra piuttosto in forma. Guardate come salta. Ehi. Battaglia ondate. Benissimo. Mi sa due ondate di Goomba. Ok. Ehi, ne è passato del tempo dalla prima battaglia, vero? Credo di ricordare ancora bene come funziona il tutto. E tu? Ripassiamo un po' i fondamentali. Dai. Allora, taglierò un pochino e ci rivedremo direttamente nella battaglia. Perfetto, eccoci qua. Mettiamoli in riga, signori. Giriamo. Perfetto. Vai col bonus. Sì, andiamo di scarpe, ovviamente. Ah, quindi perfetto. Quando vediamo apparire A dobbiamo premere. Ma questo già l'avevamo capito, eh. Ok, fantastico. Benissimo, ecco la seconda ondata. Ok, abbiamo selezionato il martello. Quindi, quando carichiamo la martellata dobbiamo premere A nel modo giusto, anzi, nel momento giusto. Ok. Ah! C'ero quasi. Vabbè, comunque l'abbiamo distrutto. Perfetto, wow, sistemare quei tipacci ci ha fatto ottenere un mucchio di coriandoli. Ci torneranno utilissimi per chiudere quei terribili strappi sparsi qua e là. Quindi non solo ci sbarazziamo dei nemici, ma facciamo pure scorta di coriandoli. In modo spettacolare, tra l'altro. Vabbè, ma andiamo avanti. E comunque come avranno fatto i soldati origami ad arrivare fin qui? Secondo te vanno in giro con il solo scopo di combinare guai? Ho un brutto presentimento. Vabbè, a noi poco importa, dobbiamo andare avanti. Benissimo. Qua non si può scendere, vero? Ehi, 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 ehi.
Ok, vabbè, questa volta abbiamo due turni, quindi abbiamo due mosse. Grandissimi, signori, grandissimi. Prendiamoci tutto quello che è nostro. Parla. Se sconfiggi uno di quegli origami, si trasforma in coriandoli. Ok, nulla di nuovo. Questa informazione potrebbe salvare un mucchio di alberi, sai? Nulla di nuovo. Va bene. Vai, altro scontro. Ok, vabbè, mi basta sistemare solo questo. Ma non sono un po' troppi questi soldati origami? Sì. Non riusciremo mai a colpirli tutti in un solo attacco, va bene. Dovremmo, penso, difenderci. In alto abbiamo sezione mosse. Due attacchi per questo turno. Va bene. Andiamo col classico. Di nuovo. Raccogliamo tutto. Ok. Ma io volevo sapere una cosa, eh. Più che altro che sapere, volevo capire. Se io qua esamino. Bene. Ehi, quella è la sua gente che abbiamo visto prima. Che strano. Basta avvicinarsi e ci si sente subito più calmi, non trovi? Di solito non lo farei, ma che ne diresti di provare a gettare qualcosa? Ovviamente nell'acqua gettiamo il seme. E credo sia proprio questo la chiave del nostro andare avanti. Vediamo cosa c'è. Prendiamo. Seme rinvigorente. Eccolo qui. Possiamo portarlo a nonno Fusto. Hai sentito? Mi sa che era il pianto di nonno Fusto. Quando gli abbiamo parlato aveva un'aria davvero fragile, ma quel... era tutt'altro che fragile. Oh, no, no. Credi che stia bene? Vabbè, mentre che ci siamo... sta soffrendo, vabbè. Sì, io getterei anche questo. Nonno Fusto penso che non si arrabbierà per questo poco tempo. Credo che da questo lato possiamo andarci. Attenzione. No, qua c'è un fungo, un tesoro nascosto. Ok, andiamo. Beh, parlare con gli alberi abbiamo visto che non ci dà nulla di nuovo come informazioni. Quindi torniamo indietro e vediamo cosa sta succedendo a Nonno Fusto. E credo che concluderemo l'episodio scoprendo e concludendo la quest di Nonno Fusto. Beh. C'è qualcosa là dietro, eh. Vedo, credo che sia uno Goomba di cartapesta. Oh mamma. Io non posso guardare. Poverino, lo hanno ridotto proprio male. Sembra il lavoro di un falegname andato a male. Dei tipacci che non avevo mai visto sono arrivati e hanno ridotto così il povero nonno Fusto. Si merita una bella potatura. Nonno Fusto, riesci a sentirci? Le cose sono serie. Già prima non era informissima, ma ora sembra proprio ridotto male. Oh. Mi è venuta un'idea. Osserva da vicino il viso di nonno Fusto. Non ti sembra simile a uno di quegli strappi strambi? Magari riusciamo ad aggiustarlo. Allo stesso modo, Mario, prova a premere ZR per ricoprire di coriandoli questo povero tronchetto dell'infelicità. Ovviamente, cara. Proviamo. Fin quando non ci finiscono i coriandoli. Eccolo qui, signori. Nonno Fusto. Cos'è successo?
mi è sembrato che qualche gaioffo mi stesse tormentando di nuovo. Me lo sono sognato. Ah, cavoli, mi sa che è solo la mia mente che mi tira brutti scherzi. Nonno Fusto è tornato! Vediamo un po', baffi ci sono, folte sopracciglia ci sono pure loro. È proprio Nonno Fusto, ragazzi! Oh, grazie! Voglio dire, è ancora l'ombra di se stesso, ma resta pur sempre il rispettato anziano del nostro bosco. Beh, certo, è migliorato molto, ma non ha ancora recuperato tutta la sua energia, pare. Oh, hai qualcosa per me? Certo, il caro seme rinvigorente. Sta funzionando? Come ti senti? Sta succedendo qualcosa! Guardate! Wow! Questo non me lo aspettavo. Nonno, hai un aspetto davvero florido. Sono così felice per te. E vai, ora sì che si ragiona. È bastato quel seme per ravvivarmi la corteccia e farmi ribollire la clorofilla nelle foglie. Sono di nuovo giovane! Non vedo il motivo per trattenervi, oltre se non quello di farci un bel balletto tutti insieme. Ragazzi, fate strada al nostro eroico baffone e alla sua piccola amica. Ricevuto, sì signore, subito agli ordini di corsa. Fantastico, ora possiamo riprendere il cammino per il castello di Peach. Andiamo Mario, dobbiamo ancora salvare quel tuo fratello verde. A presto, nonno Fusto, sono davvero contenta di averti potuto aiutare. Direi di salvare. E lasciarci qui, signori. Che ne pensate di Nonno Fusto nuovamente ringiovanito? Come sempre, signori, io vi ringrazio per il sostegno che mi date. Spero che questa serie vi stia piacendo. E noi ci vediamo alla prossima con un prossimo video, una prossima live. Anche se le live momentaneamente non le posso fare. Ma ci vediamo alla prossima, signori. Un saluto loffu a tutti quanti voi. Ciao!